Perché leggere un brano che ha più di 2000 anni? Epica, un poema epico. Il termine epica deriva dal greco epos, che significa parola, e in senso più ampio racconto, narrazione, è un componimento letterario in versi che narra le gesta, storiche o leggendarie, di un eroe o di un popolo, mediante le quali si conservava e tramandava la memoria e l'identità di una civiltà o di una classe politica. Un poema epico. Il termine epica deriva dal greco epos, che significa parola, e in senso più ampio, racconto, narrazione, è un componimento letterario, in versi, che narra le gesta, storiche o leggendarie, di un eroe o di un popolo, mediante le quali si conservava e tramandava la memoria e l'identità di una civiltà, o di una classe politica. Perché leggere un brano che ha più di 2000 anni? Si pensa che il poema epico dell'Iliade sia stato scritto nel 750 avanti Cristo. Perché leggere un testo così vecchio? Perché le tematiche trattate sono ancora attuali. Amore, odio, violenza, guerre, amore dei genitori verso i figli. Basta solo questo per farci comprendere che l'Iliade è ancora attuale. Omero, in greco antico, Omros, pronuncia, Omros, ottavo secolo avanti punto Cristo. È stato un cantore greco identificato storicamente come l'autore dell'Iliade e dell'Odissea, i due massimi poemi epici della letteratura greca. Nell'antichità gli furono attribuite anche altre opere, tra cui il poemetto giocoso Batracomiomachia, i cosiddetti inni omerici, il poemetto Margite e diversi poemi del ciclo epico. L'effettiva paternità della sua opera fu già posta in dubbio nei tempi antichi, dal 3 secondaria avanti Cristo, presso la scuola filologica di Alessandria d'Egitto. In epoca moderna, a partire dalla seconda metà del 600, si iniziò a mettere in discussione l'esistenza stessa del poeta, inaugurando la cosiddetta questione omerica. La lingua con cui sono scritte le sue due opere, l'Iliade e l'Odissea, è la lingua omerica. Lingua esclusivamente letteraria dai caratteri compositi che presenta tratti dei principali dialetti greci. Musica. Le quattro stagioni. Di Antonio Vivaldi. L'autunno. Progettazione e creazione. Professor Salvatore Francesco Toscano. Bibliografia. Le informazioni e le immagini sono tratte da Wikipedia o altri siti. Ciao a tutti, arrivederci, ai prossimi video vi aspettiamo. Fine.